non te ne viene più dalla testa. Penso dunque. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video qui, da Napo 1926, che vi parla, e siamo tornati in questo mio nuovissimo video per parlare di un argomento che negli ultimi giorni, diciamo, veramente praticamente da ieri, perché ieri è arrivata la notizia, ha destato un po' di scalpore e ha fatto muovere tantissime polemiche e lamentele, soprattutto da parte dei tifosi e della società del Real Madrid. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della squalifica che è stata rifilata a Ronaldo di 5 giornate per aver spintonato praticamente, e si vedeva chiaramente che spintonava l'arbitro dopo l'ammonizione, perché ricostruendo, Ronaldo ha preso un'ammonizione perché segnando si è tolto la maglietta pochi minuti dopo, io non so precisamente quanto, ma veramente molto poco dopo. Ronaldo per un fallo viene espulso con una seconda ammonizione e, diciamo, come gesto di stizza, arrabbiato in quel momento, Ronaldo spintona l'arbitro. Ricordiamo che già l'espulsione era pesante perché la Supercoppa di Spagna, giusto per chiarire, è andata e ritorno, non è come quella italiana, quindi già avrebbe saltato la gara di ritorno. Però ragazzi, il fatto che addirittura sia stato squalificato per 5 giornate è veramente una cosa molto pesante. Diciamo che io credo che forse il mio punto di vista è questo. 5 giornate forse sono un po' troppe per Ronaldo, perché obiettivamente è vero che ha spintonato l'arbitro, però ci sono alcune volte in cui si fanno cose veramente molto molto più gravi. Ronaldo ha fatto questo gesto un po' di stizza, in quel momento era arrabbiato, un po' era confuso, e poi, diciamo, l'ha fatto, non dico con simpatia, ma si vedeva che quasi rideva, diciamo quelle risate ironiche che si fanno solitamente. Quindi io penso che forse 5 giornate siano un po' troppe, però io penso che la squalifica a Ronaldo fosse stata di 3 giornate sarebbe stata giusta. Uno, perché è un gesto che non si fa, non si deve fare, in modo ironico o non ironico, è un gesto che non si fa, perché l'arbitro è la figura, diciamo, da rispettare in campo. Quindi non ci si può permettere di spintonare l'arbitro o di dirgli quello che si vuole. E poi soprattutto penso che questa sia una lezione per Ronaldo, per capire che tu puoi essere anche il miglior giocatore sulla terra, però è vero anche che devi rispettare sempre chi in quel momento ha in mano la partita, dell'amministrazione, di tutto lo svolgere del match. Quindi penso che questa sia anche una lezione, diciamo, per Ronaldo per il futuro. È vero che ormai Ronaldo è, tiene, se non mi sbaglio, 31-32 anni, però è vero anche che Ronaldo prima o poi deve imparare anche a rispettare chi è in quel momento più in alto di lui. Detto questo ragazzi, io chiudo qui il video, l'ho fatto veramente molto breve perché non ve lo volevo dire prima, ma andava a finire che lo facevo lungo e poi facevo brutta figura. Da questo momento in poi voglio fare video più corti per due motivi: uno, perché si caricano prima; due, perché non voglio annoiarvi con le mie parlate, perché io sono molto molto chiacchierone, questa forse è una cosa che non sapete, ma dai video si vede, e essendo molto chiacchierone tendo a dilungarmi, quindi da adesso in poi non mi dilungherò più. Detto questo ragazzi, io chiudo qui il video, vi saluto, mi raccomando, per essere salutati nel prossimo video scrivete qui sotto iscritto, io vi ricambierò e vi saluterò nel prossimo video. Condividete questo video con i vostri amici, iscrivetevi. Intanto vi volevo anche ringraziare per aver raggiunto quota 60 iscritti, lasciate un mi piace e noi ci rivediamo a un prossimo video.